Allora, ci sono andato, ho voluto vedere di persona, ho voluto toccare con mano. Dice, ma che cosa? Ma dove sei andato? Sono andato a vedere il nuovo ponte a Ne, quello in località Santa Lucia. Tanti me ne avevano parlato, hanno detto, ma sai che è stato fatto un ponte che sembra un po' un tipo quelli modellini a scala dei ponti americani, sai, quelli che sono lunghi 2 o 3 chilometri, o tipo il ponte sullo stretto di Messina lì. Ecco, è stato fatto come nei modellini 1 a 43, è stato fatto questo ponte tipo sui grandi fiumi americani, quelli lunghi 2 o 3 chilometri, ed è stato fatto in piccolo su 15 metri, perché lì non era più. Chi l'ha visto sa di che cosa sto parlando, chi non l'ha visto andate a vederlo, è fatto con questi mega tubi, con questa struttura imponente che appena uno lo vede, qual è l'immediato pensiero? Penso, ma cosa sarà costato? Perché lì c'è un architetto che si è fatto pagare fior di quattrini, ci sono dei materiali particolari e via dicendo. Adesso, la Val Graveglia, un territorio che difende le tradizioni, il dialetto, l'agricoltura, la pastorizia, i formaggi, il vino, la fragola, non l'agriturismo. È giusto che abbia un ponte avveniristico? C'entra qualcosa quel tubo, quei tubi con la Val Graveglia? Io non lo so, io non voglio prendere una posizione, soltanto guardandolo mi sono posto la domanda, ma cosa sarà costato? B, mi sono posto la domanda, ma cosa c'entra con la Val Graveglia, con la sua storia, con l'odore dell'antichità, della natura, della bellezza incontaminata ancora di tutta questa nostra località? Non lo so, a me è sembrato un corpo estraneo. Sappiate che sono previsti altri due pezzi, eh? Quello è uno, ma ne sono cantierati, previsti altri due, penso più o meno dello stesso tipo. Io non voglio fare polemiche, però vi invito un po' a riflettere. È giusto spendere così tanti soldi, ma perché un ponte più semplice, qualcosa, un falso antico tra il romano e il medioevale, qualcosa che si perde nella natura, che uno arriva lì e non si accorge neppure che c'è, mischiato nel verde, nel marrone della terra, nel giallo degli alberi d'autunno, nel giallo dei fiori, non era forse meglio? Non lo so, mi sembra veramente una cannonata sparata lì, come tirare un petardo in chiesa durante un funerale, mi sembra che susciti lo stesso effetto di un'azione di questo tipo, però valutate voi, vi invito proprio ad andarlo a vedere e a porvi anche voi queste due domande.